vi chiedo estremamente scusa per l'assenza, ma sono state delle settimane un po' incasinate in cui purtroppo, per fortuna, altre tipologie di impegni, vedi lavoro, vedi studio, hanno necessariamente avuto la precedenza. Fosse per me, starei sempre qui davanti a fare video. Però ahimè ci sono degli impegni che hanno la priorità. Non vi dico quello che è stato filmare questo video stamattina, perché voi non ve ne siete accorte, ma fra Cipria e sopracciglia ci è passata tipo mezz'ora e mezzo, perché prima mi chiama mia nonna per andare di sotto ad aiutarla a cambiare mio cugino di 1 anno. Non vi dico che bomba tossica che è stato. Poi mi chiama mio zio che dovevo fargli un altro piacere, e poi ha squillato il telefono altre 15.000 volte, quindi sono riuscita a girare il video e sono soddisfattissima. E fra l'altro, in queste 2 settimane mi sono venuti in mente mille altri video da girare, e anche uno carino per Natale. Per Natale spero di farne almeno 2, a questo punto spero, perché non posso più dirvi farò sicuramente. Spero di fare almeno 2 video per Natale, fra cui uno sarà dedicato a tutte coloro che, compresa me, dovrà lavorare fino a tardi la sera della vigilia. Quindi sarà un trucco iper veloce da fare tipo in 10 minuti. Quando appunto il tempo che percorre fra esco dal lavoro e vado a cena dai parenti è 20 minuti, e quindi in quei 20 minuti dobbiamo fare di tutto, anche comprare gli ultimi regali, dai, no, avvantaggiamoci. E bando alle ciance, vi lascio al video che spero vi piaccia, e ci vediamo al prossimo, spero a questo punto veramente presto. Un bacio, ciao! Allora, come prima cosa vado a creare la mia base ombretto con un velo di correttore. Sfumo con le dita, fisso la base con un po' di cipria. Allora, vado a stendere su tutta la palpebra mobile l'ombretto in crema di Essence Stay All Day nella colorazione 01 Copyright. Qua è un'operazione che posso fare tranquillamente con le dita. Aspettate, il colore è questo. Ora vado a mettere sopra questo pigmento di Kiko della collezione City Summer nella colorazione 23, questo, che è molto simile al colore di ombretto in crema che ho appena messo. Ne vado a mettere un po' nel tappino e poi di nuovo con le dita vado a riprendere colore e anche in questo caso lo picchietto sopra all'ombretto in crema. In questo modo l'ombretto in crema è come se facesse da collante per il nostro pigmento che andiamo a mettere sopra. Ora allora, utilizzo adesso la matitina di Kiko, la Smoky Eye Pencil 06 nera della collezione Lavish Oriental. Allora, è una matita molto morbida, quindi se non avete questa matita, comunque una matita nera morbida, perché poi dovrò sfumarla. Quindi parto dall'attaccatura più esterna delle ciglia e mi traccio una linea lungo appunto tutta l'attaccatura delle ciglia. Evitando diciamo il primo terzo della lunghezza dell'attaccatura delle ciglia. Immaginiamo di dividere in 3 parti questa parte e appunto ci fermiamo a 2/3. Adesso, prima di andare a sfumare la matita con il pennellino, vado a
sporcare di nero con un ombretto nero, e questo è un ombretto nero di Sephora, il must have numero 06. Quindi vado a sporcare un pennellino con un po' di ombretto nero e vado a sfumare quindi la mia matita con questo pennellino. A questo punto, utilizzando il pennello numero 200, aspettate, 7 di Kiko, vado ad allungare il mio ombretto verso l'esterno. Non troppo, perché comunque voglio che questo make up rimanga molto fine, quindi non vado a fare smokey eccessivamente allungati. Adesso, stessa matita, vado all'attaccatura delle ciglia inferiori. Anche qui mi fermo a 2/3 della lunghezza. Di nuovo pennellino, di nuovo sporcato di nero, e vado a sfumare il tratto. Automatica 716 di Kiko, vado nella rima interna dell'occhio. Piega ciglia. E Ultra Tech Curve di Kiko. Tranquilli ragazzi, sta finendo, quindi poi ne proverò un altro. Allora, una volta terminato di truccare gli occhi, vado a mettere il mio correttore, e io utilizzo questo qui illuminante di Clinique nella colorazione 02 Medium. Allora, lo vado a stendere sotto il trucco, lo stendo con il pennellino. Non uso le dita in questo caso perché ho paura poi di andare a rovinare il trucco, magari ecco per le zone più piccoline sì. Adesso vado a mettere il fondotinta e utilizzo questo di Clinique, il Super Balanced, nella colorazione 03 Ivory. È scomodissimo perché ha nessun tipo di dosatore, quindi come faccio io ad applicare questo fondotinta? E qui lo dico a chi magari si trova già scomoda con questo tipo di fondotinta. Rovescio e premo affinché un po' di fondotinta mi scenda nel tappo. Vedete? E risalga appunto nella parte superficiale del cilindrino. A questo punto, con il pennellino da fondotinta, mi scavo il tappino e inizio ad applicare il prodotto. Io faccio così per cercare di non sprecarlo, perché sono sicura che se vado a metterlo sulla mano ne spreco proprio troppo. Quindi lo prendo dal tappino e ne prelevo piano piano, poco poco, da vedete dal fondotinta che è risalito nel momento in cui l'ho rovesciato. Che poi è un fondotinta molto molto morbido, quindi posso tranquillamente usarne pochissimo perché
si stende, ragazze, che è una meraviglia. Infatti lo consiglio vivamente a chiunque abbia problemi di pelle mista e quindi magari molto secca nella zona guance, ma lucida nella classica zona T. Vado a fissare il mio fondotinta con la cipria. Non uso terre, vado a mettere semplicemente questo blush di Inglot nella colorazione... Dove la trovo la colorazione? Non lo so, perché nella confezioncina qui non c'è scritto. Allora, se dovessi ritrovarmi la scatolina e trovo la colorazione, ve lo scrivo nell'info box. Vado a sfumarlo con il pennellino. Allora, passo alle sopracciglia con la matita 02 di Kiko. Grazie a Dio sono riuscita a farle ricrescere, perché se vedete video di quest'estate, tipo di luglio, le avevo la metà più sottili. Ok, e passo alle labbra. Per le labbra in realtà non avevo in mente una soluzione specifica. Alla fine mi è venuta in mente questa, l'Impassioned di MAC, perché volevo anche farvi sapere che una volta sono stata ad un pranzo e ho provato l'Impassioned con la matita 709 di Kiko, che sono le matitine quelle basiche a 2,50. Devo dire, ragazze, che io l'ho messo a mezzogiorno il rossetto, erano le 8 di sera e non aveva fatto una piega con questa matita sotto e vabbè il rossetto. Non aveva fatto assolutamente una piega e il colore è rimasto bello pieno da appena l'ho messo fino a che proprio non me lo sono dovuta togliere, perché vabbè non riuscivo più a vedermi su le labbra colorate. Però ragazze, vi giuro che mi è durato almeno 8 ore. Quindi vado a fare il contorno e riempire le labbra con la 709 di Kiko. E quindi vado a mettere l'Impassioned di MAC.